Ci siamo in diretta, un saluto da parte di Andrea Matta e benvenuti a Casa Cus, il programma settimanale del Cus Cagliari in cui raccontiamo quello che è successo nella settimana scorsa e quello che succederà nella prossima settimana. Ospite di oggi Fernando Jorge, buongiorno Fernando. Buongiorno a tutti. Allenatore della prima squadra di hockey che ha giocato sabato contro l'HC Suelli, ma ne parleremo tra poco. Vi ricordo anche quelli che sono stati i risultati delle altre squadre del Cus Cagliari nella Serie A2 femminile. Esordio sfortunato per le ragazze di la capitana di Castriuli ha portato a casa 20 punti, pareggio allo scadere per la prima squadra di calcio nel campionato di prima categoria contro Lilbono, 2-2, gol di Aversano e Carrone, gol di Carrone che potrete anche rivedere sulla pagina Facebook del Cus Cagliari. Andiamo a raccontare subito quello che è stata la prima gara della prima squadra di hockey, terminata purtroppo con una sconfitta, Fernando. Sì, purtroppo sì, però bueno, ci sono tante cose positive che evidentemente numerosas y difíciles de elencar, ¿no? Por ejemplo, que nuestros jóvenes jugadores todavía están en un periodo de desarrollo. Así que, bueno, ellos estaban casi al completo como escuadra, con los extranjeros, y nosotros estamos todavía esperando dos jugadores de egipcios que no pudieron venir por una cuestión de legato al pasaporte, al visto. Así que, bueno, tocó a me scendere in campo anche a 48 anni e non avevo molta voglia di espormi, di giocare. Comunque, una volta toccato il campo, si è acceso l'atleta e l'agonista, si è dato il mio contributo come giocatore, però sinceramente non è quello il mio vero ruolo. Io devo stare nella parte fuori del campo e seguire questi ragazzi fino a giocare un playoff in Serie A1. Questo è il mio obiettivo con loro, non so quanto ci vorrà. Sto provando a convincere a loro che è possibile, che è fattibile, che è una questione di condividere una stessa visione. Questi ragazzi hanno ancora questa attesa dell'ennesimo straniero, sia nigeriano, egiziano, argentino, che faccia quella cosa in più, e loro collaborano. Invece non è così, bisogna revertire quella mentalità. E stiamo lavorando per quello. Tu tra l'altro sei entrato in campo l'ultima gara, hai giocato anche per molti anni. C'è un giocatore in questa squadra che ti assomiglia, e poi qual è la differenza tra il Fernando Jorge giocatore e il Fernando Jorge allenatore? Come giocatore, ma c'è un storico, Pisco, che è Davide Pischeda, che è veramente un giocatore molto forte, le piace molto allenarsi, bueno, un simbolo di questa squadra, è un capitano. Penso che lui abbia un pochettino queste caratteristiche, mezzocampista anche molto forte, molto grintoso e molto generoso, quello sì. Poi la seconda domanda, la differenza tra il Fernando Jorge giocatore e Fernando Jorge allenatore. Fortunatamente c'è un avviso, perché come allenatore, essendo laureato in scienza motoria, sono un docente, quindi ho una mentalità completamente diversa, sono molto più ampio. Come giocatore sono un agonista, di quelli che corre, ringhia, passa bene la palla, è abbastanza intollerante, quindi giocare con i miei propri giocatori diventa a volte un problema, per loro anche per me, perché io pretendo in quel momento qualcosa che evidentemente già non è un allenatore, è il tuo compagno che vuole vincere a tutti i costi, e quello può essere un pregio, ma in determinati momenti può essere un problema. Tu sei in Italia da quasi 20 anni, nel 2001 sei arrivato qui, arrivi però dall'Argentina, così come si capisce anche dalla tua lingua e dalla tua parlata. Lì in Argentina c'è un lavoro diverso che si fa con i bambini, perché insomma i bambini entrano nelle scuole e escono poi atleti. Quanto può crescere la realtà sarda e quanto può crescere anche la realtà italiana? È una domanda difficile da rispondere, perché è un'altra realtà, un'altra idiosincrasia, anche se ci assomigliamo come paesi. A livello sportivo, un ragazzo quando va a un club fa tutte le attività all'interno, cresce all'interno, e tutte le sue esperienze emotive, formative, anche sportive, sono all'interno di un altro ambiente. Quindi dopo il giocatore si forma, e a 17-18 anni c'è un giocatore formato in prima squadra. Qui in Italia ho visto con gli anni che questo non è così, si perde molto tempo, molta etapa, sia anche nelle scuole, che non si fa l'educazione fisica come si dovrebbe, e club sono un pochettino settoriali, ognuno fa un sport, uno può giocare bene hockey facendo solo hockey. Questa situazione qua va cambiata, cioè il ragazzino deve avere un'esperienza motoria completamente diversa. Qui in Italia non ci sono i club, noi in Argentina abbiamo il club, che sono delle istituzioni molto ampie, e il CUS si assomiglia a un club. Mancano piccole cose all'interno, io so che stiamo lavorando perché questo succeda,
Però è questa la realtà che mi piace a me e per quello che anche ho scelto questo progetto insieme a Chico Ruffi, a Domenico Bresciani, perché mi piace questa situazione, questa struttura, questo ambiente, questa voglia, questo che stai facendo per esempio adesso, che è comunicare, tutto va a collaborare per compiere quell'obiettivo. Ti faccio le ultime due domande. Qui al CUSI il progetto OK è molto ampio, anche con una squadra, con una scuola OK giovanile. E poi la seconda è, stai già preparando la prossima partita contro la città del Tricolore? Ci sono delle cose urgenti come la partita contro un tricolore che non sappiamo perché il livello nostro è quello, no? E la squadra amatoriale è così, non sappiamo se arriveranno o no gli egiziani, non so se avrò la squadra completa, se dovrò io entrare in campo o no, figurate quanti sono i dubbi che abbiamo. Quindi si prepara la partita, però no, non è uguale che altri livelli sportivi dove tutto c'è abbastanza più stereotipato. Qua noi dobbiamo saper improvvisare, un'arte che deve sviluppare nel nostro sport. Con rispetto allo più importante, che è il progetto che abbiamo, sì, c'è una scuola, ci sono molti ragazzi, stiamo lavorando per ottenere un pochettino più di qualità. Cioè ogni intervento con loro deve essere più qualitativo e su quello lavoreremo nel trascorso di quest'anno, penso che anche l'anno prossimo. Quindi insomma un progetto pluriennale qui al CUS Cagliari. Chiudiamo brevemente ricordando quelli che sono gli appuntamenti. Ricordiamo sabato prima gara del basket alle ore 16:30 contro Umbertide. Domenica alle 16 gara per la prima categoria di calcio in trasferta contro il Villa Grande. Quadrangolare per il CUS Cagliari Sandalion a Sant'Antioco, mentre il CUS Cagliari parteciperà anche alla 38ª edizione del Turisport alla Fiera Campionaria di Cagliari. In chiusura, grazie mille a Fernando Gheorghe, tecnico della prima squadra e anche giocatore della prima squadra del CUS Cagliari Hockey. Grazie Fernando. Grazie a voi. Ricordiamo che CUS Cagliari, chiedo scusa, Casa CUS, potrete vederla e rivederla anche sui canali social del CUS Cagliari. Da Andrea Matta, un appuntamento a tra 7 giorni.